Un successo tocca sana di straordinaria importanza. La SIECO irrompe caparbiamente, con la giusta mentalità, sulla stanchezza psicofisica del Portoviro e mette a segno 3 punti di platino in coda a un match esaltante in cui l'assenza del pezzo pregiato Sant'Angelo non solo non si avverte, ma addirittura esalta la prestazione di chi era rimasto a lungo nell'ombra. Un altro Andrea, ma stavolta il triestino Buffon. 20 punti, un caterpillar, soprattutto un avvio di gara, 9 punti solo nella prima frazione. Un trascinatore d'applausi sarà ospite a Pallavolé giovedì e non mercoledì alle 21 insieme col nuovo tecnico del Pineto Franco Bertoli. Il tutto accanto a un Super Pessoa, un Carioca da 25 punti e di nuovo tra i migliori in assoluto. Ma benissimo, tutta la truppa, a partire dal centrale Fabi, per proseguire con Libero Fusco e concludere con Ferrato in regia, per non citare il resto. Ora la corsa diventa entusiasmante, impensabile un paio di mesi fa. La squadra gira, ha voglia e riesce anche nell'opera di continuità troppe volte mancata nel recente passato. Ma la risposta più importante, sperando nel recupero di Sant'Angelo, problemi o un gomito, sarà quella della prossima trasferta a Siena, scontro direttissimo più che diretto, e un 1-3 dell'andata da lavare. Ci vorrà un impavida, impavidissima. Stoppata dal Covid a Bapineto Porto Maggiore, ma domani sera alle 20:30 al Pala Santa Maria, quarti di finale di Coppa Italia senza diversi pezzi contro il lanciatissimo Prata di Pordenone con Mister Bertoli all'esordio in panchina. In A2 femminile l'Altino continua a subire un altro 3-0 alla vigilia, giovedì alle 18 al Palasport di Lanciano, del primo dei due recuperi interni con il fortissimo Busto Arsizio, ma stavolta c'è da mangiarsi le mani contro la penultima, la Sicula Aragona. Dopo 13 ore di viaggio, ecco i due set che fanno imbufalire, il primo e il terzo, persi a 23 e a 25 rispettivamente. Le cifre parlano da sole per due frazioni condotte a più riprese fino al 27 e 25 di coda, dal 25 e 24 per gli altinesi. Capite dunque che rabbia. Che poi manchi anche quel briciolo di fortuna che ti dà una mano con le palle cosiddette sporche, questo è un altro discorso, ma tant'è, loro vincono e tu resti a secco. Peccato perché con la brava Gatto in regia la squadra ha confermato indubbi progressi, il che alimenta qualche rimpianto. Il buon mister D'Amico ha provato di tutto, anche con la Comotti a tempo pieno, inutilmente. Se la stagione è storta, lo è puntualmente. Speriamo non fino in fondo.